in questo caso del risultato, o più scontento di come la squadra ha approcciato la partita, che sembrava all'inizio avesse un passo diverso, per quanto sia in questo momento calcio d'agosto, rispetto a una Leonzi aggressiva, pimpante, che vi ha messo spesso in difficoltà. No, diciamo come in tutte le partite ci sono cose positive e cose negative e questo succederà in tutto l'anno. Stasera chiaramente abbiamo pagato lo scotto di giocare contro una squadra che aveva tanti ex avvelenati e ci hanno fatto, diciamo, sono venuti qui a giocare la partita della vita. E probabilmente forse noi non ci aspettavamo, io me l'aspettavo. Però probabilmente sono stati bravi anche a venirci a prendere nella nostra metà campo, a fare una marcatura uomo su Cicciolodi, a cercare di non farci giocare. E quindi le difficoltà comunque c'erano. In un momento che voi sapete, la nostra squadra, per esempio, se voi prendete i due loro attaccanti esterni davanti, Bollino e Arcidiacono, sicuramente non sono clienti ideali da incontrare a Ferragosto. Magari poi durante l'anno è tutto diverso, quindi sicuramente abbiamo avuto un approccio, ma non è un discorso d'approccio, è che abbiamo proprio trovato delle difficoltà perché non riuscivamo a giocare, non ci facevano giocare. Io ho chiesto ai ragazzi di aver pazienza perché quell'atteggiamento lì, che comunque era molto dispendioso, prima o poi l'avrebbero pagato. E noi siamo stati bravi a rimanere lucidi anche sul secondo gol, anche dopo il 2-0. Perché comunque dopo l'annata dell'anno scorso, soprattutto i vecchi potevano anche rivivere certi retaggi del passato, no? E invece secondo me siamo stati bravi, abbiamo cercato di correggere, non perché avevamo sbagliato, ma perché diciamo, a un certo punto ci siamo accorti che centralmente non riuscivamo più a sfondare e abbiamo deciso di cambiare modulo. Cercare di mettere gente brava nell'uno contro uno, rapida sugli esterni per provare a allargare le maglie del loro centrocampo e in effetti quando abbiamo cambiato modulo è cambiata anche la partita. Una perplessità, Lodi non ha cominciato benissimo, poi nel secondo tempo ha fatto un po' meglio. Questo, visto che non sembra che ci sia in questo momento, ma magari mi posso sbagliare, un'alternativa a Lodi può essere un problema. E secondariamente, nessuno dei due centrali difensivi, visto che ha tentato la giocata alla verticalizzazione, è una cosa casuale in questo momento oppure è Non una ha cosa... visto, scusi? La verticalizzazione, la ricerca il lancio in avanti nei confronti di uno degli No, esterni. noi abbiamo. Questo era un problema perché Bollino e Arcidiacono nel primo tempo stavano molto bassi e infatti non riuscivamo a trovare quella giocata. A un certo punto, se ci avete fatto caso, abbiamo abbassato Cicciolodi in fase di impostazione sulla linea dei due difensori, proprio perché i nostri difensori erano pressati, non potevano iniziare, diciamo, a giocare da basso e abbiamo provato anche questa. E io ho visto una giocata che noi proviamo spesso, per esempio l'ha fatta diverse volte, Aia a cercare la mezzala opposta, a scavalcare il centrocampo avversario e nel primo tempo è venuta diverse volte. Io a parte le difficoltà, diciamo, della gamba diversa, no? Perché è chiaro che loro essendo una squadra più leggera ci poteva creare dei problemi, lo sapevamo, però a me non è dispiaciuta neanche il primo tempo la squadra, al di là che non è venuta bene la fase difensiva, ma abbiamo avuto 4-5 occasioni anche il primo tempo, magari non con la stessa continuità, non quell'azione arrembante che si è vista poi nel secondo tempo, però a strappi abbiamo avuto 4-5 occasioni anche nel primo tempo e mi sono anche arrabbiato perché tantissime volte siamo andati in fuorigioco proprio su dei passaggi per i quali potevamo andare in porta, no? E lì bisogna cercare di essere più bravi perché quelle situazioni dove noi attacchiamo la profondità bisogna essere bravi a cercare di non andare in fuorigioco perché sennò si vanifica tutto quello che prepariamo. Mister, buonasera. Buonasera. Proprio sulla parola correzione, la diceva prima, nel primo tempo è una mia impressione, ho visto un Mazzarani che non riusciva forse a entrare un attimino a rodare, chiamiamolo così. Ho visto però un paio di giocate buone quando si è spostato sulla fascia, sia sulla fascia destra che sulla sinistra. È possibile che questa potesse essere una delle chiavi correttive, ecco, della partita, prima? E poi un'altra domanda su Pozzebon, dato che lei comunque è stato un grande attaccante. Probabilmente
può essere un ragazzo, come dire, recuperabile, in che senso? Psicologicamente, perché magari si parla di mercato, ci sono delle pressioni addosso, ho visto nel gol, poi è andato subito sotto la curva a fare segno, adesso cominciate a tifare anche per me, ecco. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, che mi sono scordato, se me la rifai. Sì, è Mazzarani. Mazzarani. Allora, Mazzarani fa parte di quei 3-4 calciatori che stanno risentendo più di altri. L'altro è Ciccio Lodi, perché si portano dietro un'inattività. Ciccio è stato fermo praticamente un anno e Mazzarani l'anno scorso non ha fatto la preparazione, è stato, tra virgolette, buttato nella mischia senza, diciamo, senza la dovuta preparazione, e chiaramente stanno soffrendo tantissimo il tipo di preparazione, perché noi abbiamo fatto un tipo di preparazione che ci deve portare a maggio, aprile-maggio, a stare in una certa maniera. Non abbiamo fatto una preparazione per star bene in Coppa Italia o per star bene nelle prime giornate di campionato, perché secondo noi i campionati si vincono a marzo, aprile e maggio. Quindi noi abbiamo fatto dei carichi importanti dove sapevamo che per struttura i nostri calciatori avrebbero fatto fatica. Anastasi sta subendo la preparazione, Mazzarani sta subendo la preparazione, Lodi sta subendo la preparazione, Semenzato non è ancora il Semenzato che noi sappiamo possa essere. Quindi noi, è chiaro, io l'ho detto prima, ma non per mettere le mani avanti, perché io, se oggi avessimo perso, io sarei venuto qua e non avrei cercato alibi. Però lo dico, che si è vinto, è un'osservazione che abbiamo valutato, che noi all'inizio, soprattutto con queste squadre, un po' di difficoltà l'avremo. Poi non vuol dire che non riusciremo comunque a vincere le partite, però noi dobbiamo sapere che chiaramente squadre più leggere di noi, con 20 kg in meno, con 15 cm in meno, chiaramente, ma questo lo sapete anche voi, in questa fase del campionato ci possono creare dei problemi. Mister, la situazione tattica di Mazzarani esterno, no, Mazzarani esterno per me non ha la gamba per poter fare l'esterno. Infatti quando ho deciso di cambiare modulo ho preferito mettere Di Grazia e Russotto, che invece sono più, diciamo, abituati a giocare in quella zona e soprattutto a dare delle accelerazioni importanti, no? Quindi no, Mazzarani per me o è trequartista o è mezzala, non subito, dobbiamo lavorarci, perché io non sono abituato a mandare la gente così allo sbando, dobbiamo lavorarci, l'obiettivo deve essere quello di farlo giocare mezzala. E poi, se no, come seconda punta, ma sull'esterno no, non ce lo vedo. L'ultima su Pozzebon, l'avevo chiesto. Ah, no, fatemene una alla volta, perché soprattutto dopo le partite io me le scordo. Pozzebon, io da quando sono arrivato, io l'ho sempre trattato come uno di noi, come un giocatore che, e questo lo faccio con tutti i calciatori che sono con noi, che magari si sente parlare di mercato, che vanno via, che restano. Io, fino a che sono qua con noi a Catania, io ho il dovere di far sentire tutti parte integrante di questo progetto, perché io voglio creare un gruppo forte, che già stasera ha dato dei segnali importanti, perché se no non si rimedia una partita in questo momento della stagione, sotto di 2-0 in casa, con tutto da perdere, non si vanno a rimediare. Quindi voglio che fuori voi per primi percepiate il gruppo, l'unità di questo gruppo, l'unità di intenti, perché secondo me negli ultimi anni si è un po', alle prime difficoltà si è un po' persa. Io, se ci avete fatto caso, sul 2-2 sono andato a ripigliare tutti sotto la curva, perché la volevo vincere questa partita, e perché si poteva correre il rischio sul 2-2 di rilassarci perché avevamo recuperato la partita in 5 minuti, invece no, noi dobbiamo avere dentro la vittoria, perché siamo una squadra forte che può vincere, può ribaltare le partite anche in 10 minuti, perché le partite per me finiscono al 95esimo, e questo, ragazzi, oggi lo hanno dimostrato, hanno preso qualcosa di me dal punto di vista caratteriale, quindi siamo sulla buona strada. Mister, buonasera, mi è sembrato di capire che ovviamente il cambio di modulo è dovuto alle oggettive difficoltà che vi ha creato la Leonza nel corso della partita. E allora le chiedo, in vista dell'esordio del campionato, bisognerà insistere soprattutto dietro sulla difesa a 3 o magari ragionare anche sull'ipotesi di difesa a 4? Io voglio una squadra camaleontica, che,
che sappia difendere a 3 e difendere a 4, giocare a 3 e giocare a rombo nel mezzo, giocare con 2 attaccanti e con 3 attaccanti. Noi, io l'ho detto il primo giorno, io non sono un integralista, io ogni partita analizzo pregi e difetti nostri, pregi e difetti dell'avversario e cerco di trovare l'abito giusto per affrontare quel tipo di partita. Oggi noi eravamo convinti col 4-3-1-2 di fare meno fatica, soprattutto perché con 3 difensori centrali con le caratteristiche fisiche dei nostri, probabilmente contro i loro attaccanti veloci e rapidi, voi immaginate su 70 metri di larghezza del campo quante situazioni avremmo rischiato di uomo contro uomo, no? Con i loro attaccanti con un passo diverso dal nostro. Noi negli ultimi 10 giorni abbiamo lavorato anche sul 4-3-1-2, perché come ho detto prima non faccio il fantacalcio, io mi piace lavorare sul campo, preparare moduli, preparare le giocate sia quando abbiamo la palla che quando non l'abbiamo, e questi secondo me sono i due moduli insieme a quello della disperazione, che è quello che si è visto dopo il 4-2-4, sono i moduli su cui noi ci muoveremo durante l'anno. Sono moduli abbastanza, diciamo, abbastanza semplici, perché se voi pensate dal 3-5-2 basta togliere un difensore e mettere un trequartista, si passa facilmente al 4-3-1-2, e secondo me quando avremo, diciamo, i giocatori che saranno tutti in una condizione accettabile, non ci sarà neanche necessità di fare la sostituzione per passare da un modulo a un altro, perché abbiamo dei giocatori che possono interpretare bene diversi ruoli. Quindi noi, ripeto, per ora stiamo lavorando su questi due moduli come avevamo pensato, e probabilmente quando incontreremo le squadre che giocano con tre attaccanti, la cosa più naturale secondo me è mettersi con la difesa a 4. Altra domanda, mister: se Mazzarani è un trequartista, addirittura una mezzala, che tipo di centrocampo dobbiamo aspettarci, considerato che Lodi diventa quasi imprescindibile e che poi la soluzione che ha portato fuori Caccetta con Di Grazia mi sembra un tantino troppo spregiudicata come atteggiamento? Esatto, penso di sì. Vabbè, ma se perdi 2-0 in casa, in quel caso si dico in vista, se dobbiamo arrivare tipo magari a vedere Mazzarani mezzala, con che tipo di centrocampo? La squadra la fanno i calciatori. Io stasera ho cercato di mettere in campo la squadra che dal punto di vista fisico mi dava più garanzie, no? Io ripeto quello che ho detto: noi abbiamo 2 giocatori per ogni ruolo, la squadra la fanno i giocatori, non la fa l'allenatore, perché l'allenatore guarda gli allenamenti, guarda le partite, osserva chi sta meglio, gioca semplicemente. Quindi non so rispondere, è chiaro che nella mia testa anch'io ce lo posso avere un 11 base, però io ho il dovere di osservare se c'è qualcuno che sta meglio rispetto a quelli che c'ho in testa io, e se sta meglio, per me gioca. Se un giocatore la domenica fa 3 gol e poi durante la settimana non cammina, la domenica sta fuori, e non vi meravigliate, come se vedete sostituire qualcuno dopo 10 minuti perché magari capisco che non è giornata. Non sono bocciature, questo ve lo voglio premettere prima, no? Se magari mi vedete togliere qualcuno dopo 10 minuti, può capitare, perché non, se capisco che è una giornataccia non aspetto il 70esimo o il 65esimo. Per me gli interessi del Catania vengono prima di tutto. I giocatori, gli ho già spiegato come intendo io gestire questo gruppo. Dalle mie parti si dice che la più lungo se lo tiri, no? È uguale. Durante la settimana loro la formazione non la devo fare io, la formazione la fanno loro, con gli allenamenti, con l'applicazione, con la voglia di sacrificarsi, con le motivazioni, con la fame e la rabbia, quella vista negli ultimi 20 minuti. Giovanni Tomasello della Sicilia, buonasera. Era importante partire con una vittoria, e guarda caso hanno segnato, arriva Lucarelli, segnano tutti 3 attaccanti, no? Un gol, quindi sono stati preparati bene, un gol uno più bello dell'altro, non le chiedo quale sia stato il migliore, però una squadra molto aggressiva. Le do ragione anche riguardo al primo tempo, in effetti si poteva, perché soltanto che la palla non è andata dentro, poi ci sono state diverse azioni in fuorigioco, quindi soprattutto per noi, facciamo un confronto con l'anno scorso, insomma, vedere 3 attaccanti a segno in una sola serata già è un buon risultato. Allora, io è chiaro che partire
con una vittoria fa sempre piacere, no? Perché in Italia in particolar modo siamo, no, se la stessa partita avessimo perso 2-1, 2-2, magari l'avreste vista o letta in una maniera diversa, no? Oggi l'abbiamo vinta, quindi sicuramente io ho il dovere di rimanere, di non farmi mai esaltare e di non abbattermi mai, come ho fatto alla fine del primo tempo, e di non esaltarmi ora a fine partita. Io dico che era importante vincere, però secondo me era più importante dimostrare quella rabbia e quella determinazione, perché secondo me il tifoso del Catania ha bisogno di vedere quell'atteggiamento lì dopo l'anno scorso, cioè ha bisogno di capire che quest'anno c'è un gruppo e un allenatore che venderanno cara la pelle sempre e comunque. Poi capiterà di perdere e capiterà di fare delle prestazioni brutte, però devono avere sempre la sensazione i tifosi che noi abbiamo dato fino all'ultima goccia di sudore. Allora io credo che ci si possa un po' riavvicinare anche a loro. Quindi secondo me è vero, era importante vincere, ma sono più contento della reazione, che la gente abbia apprezzato, che ora c'è una squadra. Ecco, da quel punto di vista, secondo me è la cosa più importante. Quella secondo me è la risposta più bella che un tifoso vuole, secondo me. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.